Buongiorno dal campo di concentramento di casa mia, che sembra che sono uscito da non so quello che c'è. Raga, la cucina sembra un campo di concentramento. Guardate che casino che ho. Devo mettere a posto, mi sa. Però prima faccio colazione. Mamma mia, come sono, ragazzi, conciato. Gonfio come una mongolfiera. Anzi, lo sapete, l'omino Michelin? Le stesse dimensioni più o meno. Guardatemi che faccio. Sti esami. Vabbè, comunque devo iniziare a mettere a posto la casa, ma non so da dove iniziare. La cosa che odio di più dopo che finisco l'esame è che ho la casa che, sapete dove vivono, magari chi vive in città, no, ma chi vive in periferia e magari ha visto magari dove c'erano gli allevamenti di animali e in particolar modo di maiali, ecco, loro vivono meglio di me durante il periodo d'esame. Vado a fare la lavatrice, ma vi faccio vedere la roba che devo fare alla lavatrice, quanta roba ho. Perché sono 2 settimane che non la faccio e ho riciclato tutti i vestiti che avevo. Vabbè. Ho appena finito rapidamente di montare il video di oggi sull'esame di clinica chirurgica. Quindi andatelo a vedere, ragazzi, se non l'avete ancora visto, ma sono sicuro che l'avete visto. Io vorrei capire adesso da dove devo iniziare a mettere a posto questa cucina. Cioè, e per iniziare a mettere a posto la casa c'è bisogno di una bella canzoncina. Telling me things about rap, talking the truth and then stabbing my back, they will knock me off track. No, no, too many things have been building, been hard to deal with. I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering. Che dite? Mi sembra abbastanza pulita la cucina, no? Il mio più grande problema è che quando mi metto a pulire la casa, ci impiego una giornata per fare quello che una persona normale fa in mezz'ora. Perché vi pare che io ho finito di mettere a posto? No, ancora il letto è distrutto. Ancora i vestiti sul divano sono sul divano. E ancora il disordine più totale sulla scrivania è ancora lì. Cioè, in pratica ho soltanto lavato 4 panni e li ho stesi. E basta, basta. Volevo dormire, non riesco nemmeno a dormire. Sono un caso patologico, sono patologico. Che devo fare, ragazzi? Ma no, comunque adesso mi preparo lo spuntino. Poi andiamo a fare la spesa. Ah, la mia cremina di albumi, che è diventata una spuma di albumi. Guardate qua, se non faccio danni. Con la mia cioccolata zero calorie di Prozis, ragazzi. Come sempre, codice sconto Peppe10. Basta che lo mettete nel link nell'info box. E io magno. Faccio il ciccione con le cose fitte. E già si è raffreddata, ma mo' l'ho fatta. No, magno. Comunque un po' di neve è rimasta, certo, si è sciolta dappertutto. Però un minimo, dai. Bam! Sì, Peppe va a fare la spesa. L'obiettivo, come al solito, è non comprare tutto come faccio io di solito. Quindi mi devo stare bravo, devo prendere solo le patate e le uova. Però c'è anche la zucca, è buona la zucca. No, non la prendo però. Pomodorini sì. Pomodorini li prendo. No, raga, la cola cherry l'avevo vista solo negli Stati Uniti, anche la Dr. Pepper. Ah, in Italia portano cose che non posso bere, però. E vabbè, prima o poi la mangio, beverò. Non so manco più parlare, va. Cioè, come al solito mi ho riempito un carrello, mi devo limitare, se no sembra che troppa spesa faccio, sempre. Qui zona tentazioni gelati non fa per me. No, 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 via, via, via. Oh, ma come faccio a spendere sempre 50 euro? Vero, stavolta ho riempito 2 buste, ma non è che posso spendere sempre 50 euro. Cioè, raga, ma che non è possibile, è la mia mania di fare le super mega spese. Sì, fare la spesa è bello, ma poi devo scaricare tutto. Perché? Non si scaricano da soli, anzi, facciamo una magia e facciamoli scaricare da soli. 3, 2, 1. E avete visto con la magia dell'editing cosa si fa? Teletrasportati in casa. The next day. Buongiorno, è un nuovo giorno. Ieri mi sono dimenticato di registrare. Perché non è che mi sono dimenticato di registrare, non c'era nulla di interessante, sono andato in palestra. E poi ho detto, dai, domani sarà una giornata interessante, dovrò fare tante cose. Volevo andare in ambulatorio dal mio medico, volevo andare al cinema con i miei amici, dovrei partire per Bologna, dovrei di tutto e di più. In pratica non sto capendo nemmeno io cosa farò. È più probabile che scenda a casa in Calabria piuttosto che vada al nord. Perché la mia amica che mi doveva ospitare non mi può più ospitare causa maltempo, dice che sono tutti là in baracca tutti insieme e non c'è posto. Sto aspettando che Giulia finisca l'esame per sapere se mi può ospitare Giulia, ma ne dubito perché lei tornerà sicuramente a Padova a casa sua dopo l'esame, quindi.
Né. Treni per la Calabria domani non ce ne sono, dovrei prendere un treno pomeriggio. Quindi nel dubbio io mi preparo per partire per qualsiasi destinazione. Almeno sono pronto. Per fortuna questa è la valigia che ho fatto quando sono salito alla Calabria, non l'ho manco smontata, quindi la rimonto, la chiudo e riparto con questa. No raga, finalmente è uscita la seconda stagione dell'Attacco dei Giganti. Ragazzi, era da tantissimo tempo che volevo presentarvi una persona e non ho mai avuto il coraggio di presentarvelo. Infatti vi devo fare questa grandissima confessione, una cosa che veramente non avrei mai pensato di dire, di raccontarvi, di esprimere su questo canale, però è arrivato il momento di mostrarvi una persona. Ciao ragazzi! Io sono Peppe Uno. Eh sì, lui è il mio fratello gemello. Si chiama Peppe Uno. Sì, voi lo conoscete perché cioè io sono quello pazzo, lui... Oh, sono io il più bello, che di... Tu sei quello pazzo! No, non è vero, quello sono bello, bello sono ragazzi. Io, ma che dici? No, sono pazzo, però sono io il più bello. No, 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 non è vero. Sono io il più bello, non dire che sei tu il più bello. Non diciamo fesserie, sono io no, quello più bello. Tu sei pazzo e basta. Ragazzi, io sono Peppe Uno, quello più bello. Non si vede che sono quello più bello? Sì, sono quello più bello in assoluto. Quindi ragazzi, commentate e fatemi sapere chi è più bello tra di noi. Perché lui è solo pazzo, io sono bello. Almeno, vedete, guardate che fisico, che muscoli. Lui è quello gemello uscito male. Io sono meno bello. E lui è quello pazzo, quindi quello uscito male è lui. Eh sì, commentate nei commenti. Fatecelo sapere nei commenti, va. Chi è più bello tra i due. Diciamo che questo sketch che ho fatto, molto simpatico, ha ancora bisogno di qualche ritocco. Però bisogna mettersi alla prova, come sempre, per imparare qualcosa di nuovo. Bisogna che impari a bilanciare le luci. Primo, perché si vede lo stacco tra le due luci. Secondo, bisogna che io impari a recitare nelle due scene, che non ci siano tic che sembra che fa così, perché ci sono scene in cui così. Però vabbè dai, si impara. Lasciate un like se vi piace questi sketch che faccio ogni tanto. Comunque ragazzi, io l'ho sempre detto che sono un calabrese atipico, ma mi pare che devo scendere con questo super mega borsone, quest'altro borsone, una valigia per tre giorni. Cioè, voglio dire, sapete com'è il detto? Che quando uno scende in Calabria scende leggero e poi risale carichissimo. Ma io scendo pesantissimo e salgo ancora più pesante. Cioè, ma sono un caso patologico. Boom. Sono arrivato a Termini, ma in anticipo come al mio solito. Sempre solito in anticipo. Come cavolo devo fare? Io non so che fare, quindi ho deciso che vado al McDonald's a mangiare, una scherza. Ci avete creduto? No, lo so che non ci credete perché mi conoscete troppo bene. Vado a prendermi il caffè americano, perché sapete che ormai sono drogato di caffè americano. E al McDonald's lo trovo. Speriamo che non mi mettono lo zucchero di nascosto, perché... Però sentite l'odore ogni volta che... Perché mi devo fare del male io sta storia qua? No, niente cose buone, solo caffè americano. O la Coca-Cola Zero. Coca-Cola Zero, va meglio. La realtà è che, mo ve lo spiego, avevo un buono sconto da 2,50 3 euro per il McDonald's. Siccome sapete che non l'avrei mai consumato in vita mia, e perché io non mangio al McDonald's, l'unica cosa che potevo prendere era la Coca o il caffè. Visto che il caffè non me lo fanno perché hanno detto che è pomeriggio, allora Coca Zero e vabbè. Ma intanto qua aspettiamo. Perché devo... Io non volevo scendere a casa, volevo andarmene a Bologna, invece no. Tempo di cavolo, tempo di cavolo. Comunque quanti treni stanno cancellando oggi, raga? Tutti cancellati sono. Ma spero che non mi cancellino il mio. No, vabbè, raga, ma guardate che treno di merda devo prendere. Manco 80 anni fa era così vecchio il treno. Era abitato troppo bene con le frecce, invece mi tocca prendere sto triciclo qua a pedali, che mi sa che a mezza strada dobbiamo fermarlo noi a farlo camminare. Vi ricordate che avevo comprato il tonno ieri fresco e lo dovevo buttare, e quindi spuntino col tonno, se no lo devo buttare. Però è buono lo stesso come spuntino alternativo, no? Comunque super produttivo oggi in treno, ho montato il vlog che state vedendo, quasi finito di montare, poi sto montando un video molto importante che uscirà penso domenica sul test di medicina, le solite cose, quindi stay tuned. 6 hour later. Bam!
siamo arrivati finalmente. Cioè, raga, mai più prendere un Intercity per tornare a casa. Mi fanno male tutto, mi fa male. 12 milioni di... Cioè, sono partito alle 4, sono arrivato alle 11. Oh, perché io sto in stravaganti idee? Non potevo prendere un treno normale, no? E in più, mio padre è là. Ecco, andiamo a recuperare, così mi porta a mangiare. Mamma mia, si muore di caldo qua. Capo, ma fa caldo qua. Oggi, ciao. Casa dolce casa. E stasera per cena un chilo di patate. Sì, un chilo di patate al forno con 12 grammi di ketchup. E tanto per fare cosa? Miseri 50 grammi di pollo. E la bieta, che voi sapete mi piace un sacco. C'ho fame e magno. Come al solito ho fatto il danno. Mi si è aperto il burro di pistacchio nella cosa. Sono sempre il solito casinaro, va. Guardate ragazzi, non vi dico cosa sembra. Mamma mia, che schifo. Ah, bel pancake. È una puntata di MasterChef. Io ne combino sempre qualcuna delle mie. Ho messo troppo bicarbonato nell'impasto del pancake, perché lo sapete che ci metto il bicarbonato. E mo. Vabbè, intanto mi guardo MasterChef, che top. Per una serata Peppe, che non la facevo da una vita. Che bello fare le serate Peppe. Sì. Ragazzi, io adesso vado a dormire. Mi godo la mia puntata di MasterChef. E niente, grazie per aver visto questo video. Come sempre vi ringrazio. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate subito un bel like, un commento qua sotto. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine.